prima dell'alba dei tempi c'era il Paolotto. Non sappiamo da dove provenga, sappiamo solo che ha il potere di creare buchi e riempirli di melma. Fu così che nacque il King del Pantano. All'inizio doveva essere solo una passerella, ma come accade col potere, qualcuno lo voleva per il bene, altri per il male. Così venne creato il salto dello stagno. Zero possibilità di uscirne asciutti, zero possibilità di stare in piedi. E proprio quando ogni speranza sembrava perduta, il Paolotto, come un eroe, decise di mostrare al mondo che il King era solo uno. No, perché sembra che facciamo finta, in realtà la mangiamo veramente la terra. Ragazzi, benvenuti a Prato Nevoso. Abbiamo appena finito di costruire il King del Pantano di questo ultimo party ride. Quest'anno 4 tappe e se ve le siete perse siete dei polli. I bambocci del bike park però, per quest'ultima tappa, non so se avete visto, ma di fianco alla pastellina Skinny hanno costruito questo step down, perché chiaramente ultima tappa e che fai? Non vuoi sendare un salto nello stagno diretto? Ho dovuto fare questo test per sacrificarmi, per vedere se funzionava lo step down, però i bastardi così mi hanno fatto totalmente dare la mia bici, che era... non era pulita perché abbiamo tirata fuori dalla lavaggio del cane, era impolverata, ma adesso prima di partire fa già cagare. A sto giro però abbiamo la soluzione, che ce l'ha fornita direttamente R-Com. Jet Gun Pro, ragazzi, è l'idropulitrice portatile direttamente da R-Com. Rapido unboxing. Caricatore, le istruzioni non le leggiamo adesso. Non va con la corrente, ha direttamente la batteria. Si apre da questi pulsanti di fianco. Il serbatoio dell'acqua è questo. E qui tutto quello che vi serve. Adesso bisogna provarla. Non è la manichetta giusta però. La chiudiamo. Tasto di accensione, e vorrei far notare una cosa: si ricarica con l'USB-C. Comunque schiacciamo. Oh la madonna, pinge. Oh la. Non è debole per niente il gettino, eh. Magari da fuori sembrerà debole il getto, e vi assicuro che non lo è. Va comunque usato chiaramente abbastanza vicino al telaio, ma per farvi vedere quanto è potente, guarda qui la gomma, proprio, guardate, è proprio infangata a peso. Chiaramente il getto è piccolo, ma è abbastanza potente da riuscire a rimuovere ogni fango incastrato sulla bici. R-Com chiaramente mi ha dato anche due bike cleaner. Uno è un detergente bike normale, l'altro è detergente bio. Detergente bio è fondamentale in queste situazioni dove appunto magari un po' di detergente va sul terreno, ma questo viene appunto riassorbito naturalmente. La cosa interessante è che questo non va nemmeno risciacquato, quindi una volta che lo spruzzate e lo lasciate agire, poi passate un panno e la bici è a posto. Adesso pannettino, la passo ed è perfetta. Raga, la bici è veramente linda, perfetta. E dopo che ho passato il pannetto, raga, è perfetta. Ci abbiamo messo 2 secondi. E la cosa fighissima che io voglio veramente sottolineare, che tutti i prodotti R-Com li trovate su Amazon. In particolare stavo guardando la Jet Gun Pro e costa veramente pochissimo. Vi lascio chiaramente in descrizione il link dell'idropulitrice e anche di tutti gli altri prodotti R-Com. E ora siamo pronti, puliti e profumati per il party ride. One day later. Ragazzi, inizia ufficialmente l'ultimo party ride del 2024 qua a Prato Nevoso. Abbiamo ben 2 special guest quest'anno qui a Prato. La prima l'avete già vista l'anno scorso, il buon Bienvenido di Spagna. Quest'anno avrà ancora Rampage a ottobre lui. Dobbiamo convincerlo a fare la passerella su in cima. Se sto in muy caldo, ah ok, perfetto. Okay, okay. Seconda special guest, ragazzi, inaspettatissima, Danny Enrico. Buongiorno ragazzi. Direttamente dal mondo fitness, campione italiano NBFI anno scorso. Cosa è NBFI? non la categoria, il campionato. Dovete sapere una cosa, lui ha canale YouTube, Instagram, è molto conosciuto in Italia. Ma la cosa incredibile è che lui, ragazzi, ha girato, prima di fare fitness, immagino, esatto, ha girato tipo 12 anni in DH. Non è che ha giracchiato così, faceva anche le gare di DH. Ho fatto garette dal 2015
al 2017, poi mi sono dedicato completamente al fitness. L'abbiamo invitato al party ride, ragazzi, ha accettato l'invito. Faremo il party ride assieme e la cosa che voglio fare oggi io è stargli attaccato tutto il giorno, perché voglio vedere come gira, perché comunque ho visto i suoi video su Insta. Da un anno e mezzo che non tocco la bici. Ah, veramente? Io ho visto però i video di Insta e gira. È incredibile vedere una persona che non è di questo ambito improvvisamente dire: ma cazzo, ma lui è andato in bici 12 anni, non lo sapevo. L'amore per la mountain bike non si scorda mai. Ti tirerai indietro sul King del Pantano o no? Allora, devo pensarci. Allora, però ti assicuro che se lo fai piano, quando senti che perdi equilibrio, salti giù e sei nato, fai il puccetto. Let's go, guarda. C'è più pressione che al Joyride, vero? A Dennino, dalle gare di DH. Beh, la posizione da dealer ce l'ha comunque lui, eh. O comunque va più di me, che giro tutti i giorni praticamente. Oh, sono abituato di solito ad andare con youtuber che non sanno andare in bici, eh. Oh, sgheppa anche la roccetta. Grande, cazzo. Guardalo lì che fa anche lo stiloso. Guardalo. Quella, guardalo lì che sdoppia. Guardalo, anche lo Sharkfin caccia. Il ragazzo non molla, eh. Madonna. Sono chiusissime queste. Da dove sei arrivato? Dal cielo? Ovviamente è troppo bello. Mancava un po', eh. Madonna, se mancava. Che altro l'adrenalina che ti dà? La palestra è bella, però l'adrenalina del genere non te lo dà niente. Sono diventato saggio in pratica. Vecchio saggio. È vero che è diventato saggio, però è l'età. Questi 30 anni, eh? Allora puoi far quello, dai. Fai quello grigio, ci fermiamo alla curva dopo. Che succede? Sì, perché? Mi è esploso l'ambo. No, ti giuro. Vieni qua? No, vabbè, chill. Ti ha preso esattamente la clavicola. Ma va, zio, ma veramente? Fa vedere? Ma in che senso ti è esploso? L'amo o la forca? No, la forca. Ti fa male? Cioè, mi è arrivato come... Ma porca p***a, veramente? Ma non ci credo, zio. Cioè, è una delle cose peggiori. Ma non è vero. Però è assurdo. Che ti è... Ma va... Cioè, questo ti è arrivato in faccia, praticamente? No, qua. Sulla clavicola, sì. Fa vedere? Ti ha preso esattamente la clavicola. Ti ha solo lasciato il segno, ti verrà fuori il livido. Ma no, porca puttana, raga. No, vabbè. No, vabbè, ma raga. Cioè, questo è nazissimo. Questa roba qui è... Ma riesco a arrivare a valle così. Non da qui però, cioè. Però sei senza forcella. O era svitato completo. Crazy, man. Mai visto una roba del genere. Ma non è vero. Ti fa male? No, cioè, ho preso una bella botta. Ma muovere così, fai così, tipo chiudila. Senti qualcosa? È un leggero fastidio. Fa fastidio. Guarda che con questo è sporco d'olio. Ma ti pare possibile? Oh, comunque posso dire che ti è andata di culo che ti ha preso qui. E non in faccia. E non in faccia, eh. Una delle cose più stronze che può succedere. Perché dentro, figa, una pressione della Madonna. Figa, un proiettile praticamente è arrivato non lì. Non capivo, cioè. T'ha tagliato leggermente. Però poco. C'è un tagliettino piccolino, è piccolissimo. Ma è nazissimo. Se ti arriva in faccia quella roba lì. Non so. Già tanto che gli è arrivata qui e non in faccia. Sì, è un proiettile a tutti gli effetti, eh. Ripeti la domanda? Lei fa i video salti. Dove posso prendere a vederlo? Dove carico i video? Dove li carico i video? YouTube. Ah, però no, sì. No. Questa, complimenti, fa parte delle domande di merda da non fare in bike park. Ti fallo? CJ Act, now I gotta roll with ice. No rush, go on, you dumb. Push and storm, you. Questa è Sparta!
Folle questo party ride, abbiamo fatto di tutto, è stata la tappa dell'anno, posso dirlo. Mi spiace dirlo per le altre tappe, ma questa è stata la tappa dell'anno, raga. C'erano non so quante persone, tutte full gas dalla mattina, abbiamo fatto un casino della Madonna. Adesso facciamo le premiazioni e chiaramente anche qua si vinceranno i VIP pass per il Red Bull Serrabaco che ci sarà a ottobre. Vi ricordo che se volete venire, quell'evento sarà aperto. È l'evento più grosso di Red Bull in Italia, gara di downhill sulle scalinate a Genova. Per concludere questa serie di party ride, ragazzi, abbiamo una grossa sorpresa. È partito! Ragazzi! Vabbè ragazzi, non si vedeva un cazzo di giorno. Vabbè, erano comunque belli. Abbiamo speso 350 euro almeno per qualcosa.